Agginghiamo. Eccoci qua, amici, con un assedio su Conqueror's Blade. Dobbiamo sfondare i culi. Oppure non ce lo sfonderanno noi. Niente, siamo qui. Ti rubano pure i cannoni. Sto gioco, quindi fate attenzione. Vedete le mie doti di artigliere. Si può dire? No. Sì, si può dire. In compagnia nostra c'è. Matteo. Buonasera. Il suo canale è in descrizione. Questo sta mettendo. Ha messo gli arcieri mercenari a spostare il coso, ma io. Ma non lagga il gioco. No. È una nostra impressione, ragazzi. Per quando non l'ho presi. La porta è aperta. Com'è? Qualcuno ha aperto la porta. Chi è che ha aperto la porta? Chi è il traditore? Aspetta, no, per noi va bene così. No, ma secondo me fanno il trucco, te la aprono e te la chiudono. Sì. Allia. Oh, ho distrutto un po' di cavaneria. Occhio, sal di sopra, sì, non sì. Basta. Ma a chi va, danna? Hello there. Ma che fa, raga? L'obiettivo della difesa. L'obiettivo della difesa è abbastanza. Dell'attacco è abbastanza semplice. Tu pigli A e poi prendi l'accampamento principale per vincere. Ogni zona conquistata ci dà 3 minuti in più per poter vincere. Però davanti a me ci sta un fottio di roba e di nemici. Quindi metto indietro i pikemen che sennò muoiono. Vieni da dove sto io perché. Oh, quanto mandi al cielo. Davanti a te ci sono troppi al cielo. Vai, andiamo da quest'altro lato. No, non andare da quest'altro lato. Ci sono altri due eroi con le truppe. Lui sono fucilieri. Sono troppo forti questi. Come passiamo? Non si può passare. O corsiamo un po' di artiglieria, li sfondiamo o chiediamo un trebuchet strike. C'ho solo arcieri. Il trebuchet strike, ragazzi, sarebbe un attacco che si può utilizzare solo una volta, che consiste in un attacco da quei trabucchi che si trovano all'inizio della mappa, in modo tale da poter sfoltire. Non a combattere alla porta. Non in nemiche. Ok, allora scendo pure io. Metto i pikemen in posizione. Ok. Avanziamo? Sparate! Avanzata. Perfetto. In questa modalità conta molto più il gioco di squadra che le attività in singolo, King e altro. Ma una volta che tu entri nella porta non si può più richiudere. No, se tu la passi? Mi è uscito un messaggio. Ok. Una volta che la passi. Ho visto adesso. Vabbè, buono. Metto indietro i pikemen perché mi stanno attaccando. Da dietro, signori. Ah, ci attaccano! Cazzo, i nemici. Hanno attacco! Un attacco degli alabardieri e ho perso i pikemen. Siamo a conquistare. Manteniamo qua, ma ci stanno facendo il culo. No, mucca so, vaffangu. No. Con cazzo. Perfetto. Oh, ma mannaggia. Poi mi dicono perché è un gioco di merda. Bene. Torniamo. Ma mica lagga, no. I mercieri stanno prendendo le mura davanti a loro. Ho
Vabbè. C'è i più stupidi del mondo. Perfetti, Mute Bush e Strike ha fatto un ottimo lavoro. Cioè, lagga, ma lagga un fottio, lagga, ma è una cosa è incessante proprio. Non che è un cesso, ma che proprio non si ferma sto lag. Come va laggiù? Tutto bene, abbiamo sfondato un po' di uomini, un po' di divisioni nemiche. Siamo quasi arrivati all'accampamento, ci serve aiuto. Sto arrivando di Pikeman. Oh, dietro. Come dietro? Carica nemica. Oh, carica. Caricateli. Cavalleria nemica. Ah, ma non ho rubato la King, no no. Cioè, ma hai capito che tattica che sto a fare io a questi qua? È benissimo. Io avanzo. E loro pure, con gli ancieri. Così abbiamo la copertura. Attendo a sinistra sono i fucilieri, man. Beh, quelli sono tosti. Scappano! C'è uno che si chiama Giorgio. Ma con il trebuchet... Ma questa funziona? No. Che palle. Mannaggia! Oh cazzo! Mamma mia! Ma che coordinazione! Che coordinazione! Cioè io, credo... io sono passato, scusami, da 30 unità uccise a 90 contro buco. Io 49, fatto da scudo umano. Bene ragazzi, il video finisce qua, una coordinazione eccellente, e niente, noi ci vediamo a un prossimo video, ciao ragazzi. Ciao.